Attenzione! Le immagini che seguono sono conturbanti e potrebbero urtare la sensibilità di molte persone. Gli atti rappresentati nel video vengono effettuati da persone che vogliono perdere la loro dignità e possiedono un livello di idiozia al di fuori della norma. Non ripetete questo a casa. Oh, buongiorno cari ragazzi e ragazze. Volevo giusto, dato perché voglio documentare quello che sta succedendo nel nostro canale, vedere se finalmente voi potreste aver vinto, ma ne dubito molto seriamente, la scommessa che ho lanciato, cari ragazzi. Allora, vediamo un po' qua, video incriminato. 261 iscritti e 258 like! Ma come vi siete svegliati quella mattina lì? Oddio! Legend! Mi sento male! Buonissima giornata a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovissimo video assolutamente leggendario. Noi siamo... Mazza Luca con che animo. Oggi cattiva, è... cattiva giornata a tutti. Ma buona, buonissima. Giornata. Ho perso il discorso. Oggi siamo in un video speciale. Vabbè, leggendario. Speciale. Perché dovrebbe essere lo speciale 50 iscritti, solo che è un po' in ritardo. Però vabbè, perché ormai siamo in 260. Oggi sono molto felice perché vedrò mio fratello soffrire. Infatti adesso sta piangendo. Vedrò mio fratello soffrire, io me la godrò tutta. Mi metterò a riprendere qui e là, mi spaccherò dalle risate mentre lui soffre come un cane e tornerà a casa come una capra sudata. Ragazzi miei, è iniziata ufficialmente la tortura del nostro canale. Eccomi. Vi posso testimoniare che oggi ci sono 40 gradi a sud. No, quanti sono? 33. 7 gradi? 35, 34, 35. Dunque, siete stanchi del solito caldo afoso che si tiene prigionieri in casa? Siete stanchi di questo sole cocente che non vi dà tregua? I Legends hanno in mente un piano per farvi finire in un luogo bello asciutto, tranquillo e soprattutto molto fresco. Sapete qual è? L'ospedale. Turn down for what? Luca, allora, come ci si sente? Già dai primi minuti. Allora, già non bastava solo che mi dovessi torturare io da solo, noi due in privato. C'è un casino di gente che adesso chissà cosa guarderà, ma adesso non ci dicono niente. Però adesso ci vengono ad assistere due carissimi amici che vogliono anche loro accompagnarmi, consolarmi nella mia pena. E adesso ve li andiamo a far vedere. Solo che uno secondo me l'avrete già visto. Almeno le risorse idriche però mi servono. Dato che mio fratello ha accettato, ha deciso di fare questa sfida attraverso una provocazione. C'è l'ombra, non si vede niente. E, perché forse per poco viene a piovere, vabbè. E dato che mio fratello ha accettato questa sfida, ovviamente quello che ci deve rimettere principalmente sono io. No, oggi c'era il perché... libero qua, era mercoledì. Mercoledì rosa. Dai Luca, su. Vabbè, mi devo portare tutte le mi sono portato dietro tre bottigliette d'acqua. In più c'ho il mio portafoglio, il suo borsello con dentro tutte cose e vabbè, insomma, sarò costretto a portarmi fino alle, finché ora dura? Ma fino alle 5 forse. Fino alle 5. Che ore sono? Sto zainetto di scuola che poi tra l'altro mi fa venire anche la nausea perché mi ricordo i tempi in cui
andava a quei tempi. Non far finta di niente, Luca. Lo so che stai soffrendo. Sì, uomo. Sto messaggiando con delirio. Sì, stai messaggiando con la morte. Siamo arrivati nel luogo di ritrovo. Con noi c'è una nuova persona che è anche un nostro iscritto. Chi sei? Io mi chiamo Mario. Se fai il pieno. Magari. Vabbè, adesso arrivano altri. Ma Mauri, ma io devo stare qua per 20 minuti. Eh? Io devo stare qua 20 minuti. Ah, non so, sono incazzato, no? Hai voluto te la sfida? Seguite Mario Codarin su Instagram. No, c'ho profilo privato. Ah, ok. Allora. Tu, Spotly Island, quello là che... L'ultimo che sei scritto. Spotly Island. Quanti iscritti siamo adesso? 2,61. Non ho guardato. 2,61. Aspettiamo il resto della ciurma e andiamo. Che culo. Questo è l'obelisco del centro di Reggio Emilia, adesso ce lo spiega il calorifero. Obelisco di Reggio Emilia, fine della storia. Com'è che si chiama anche questa? Piazza Valisneri. Non facciamo i tipi colti adesso. Allora vuol dire che posso raccontare cavoli e mazzi, che la gente può credere a qualunque cosa. Luca, non cavoli e mazzi, tipo, cazzi e mazzi. No, questa qui. Non censurare le parole. No, questo è un monumento dedicato proprio. Mario, va bene, Luca, basta, ci siamo rotti. È dedicato a quello che penso io. Ma c'è scritto là. Non è dedicato alla benzina, quello che pensi tu. A tutti i fornitori valorosi che si sono sacrificati. Questa è la strada del miglior fornitore di Reggio Emilia. Ciao Luca, saluta. Vabbè, facciamo due passi, va. Dai. Che la gente qua sta ridendo. Sei tutto sicura che ti rinfresca? Questa qui è una macchia di sudore. Sì, guarda te. Naturalmente tieni il io sulla maglia lo metto a fuoco, sì. Io qua sulla maglia a maniche corte sono già sudato. Lo sai che se tieni il telefono così viene la barra e c'è un piccolo schermo. Chi se ne frega? Tanto sono io che gli edito i video, quindi. Esatto, sono incazzi tuoi. Luca, intrattieni il pubblico, dai. Non lo so, aspetta, sto cercando di vedere qualcosa. Guardate la gente come guarda. Non ti guarda nessuno, però. Questo comunque è il sudore leggendario. Sta filtrando. No, voi doveste sentire adesso la sensazione di freschezza che c'è in questa giacca con un sudore della mano. Sì, sì, vai al sole. Un sudore di capone. Niente, nessuno che lo guarda. Però Luca ti sta andando bene. Sì? Sì. Vedrai fra poco. Luca, spiegaci allora, storia del Valli. Io vi spiego la storia di uno che adesso sta crepando di furia. Secondo te io come posso ragionare? A parte che non ragiono neanche a maniche corte, però come posso ragionare adesso in questo momento? Sì, ma vabbè. Soprattutto come fai ad andare verso le fontane vestito? Ma soprattutto così. Come faccio a non essere imbarazzato da tutte queste persone? Non lo so. Guarda, c'è anche la guardia giurata. Beh, la guardia giurata mica t'arresta. Ti manderà in manicomio, minimo. Fai il bagno con i bimbi. Luca, vai a fare il bagno con i bimbi. Però ci sono poche fontanelle. Vanno a spruzzi, alternati. Ma io oggi è sofferenza, cioè non posso concedermi il ristoro. Mario, commento? Fino adesso? Un cazzo da commentare. Che cavolo, guardate lì. Io sono fortissimo. Sei fortissimo, io sono sudato. Ma te proprio c'hai il coraggio di parlare. Oh, guardami. Guarda le ascelle. No, io guardo più su. Io sono bellissimo. Come Mario. Vai Luca, buttati. Facciamo questo pezzo al sole che mi ispira. Ecco, esatto. Luca, vai in mezzo alla piazza. Mamma mia. Mi dispiace per lui. A me no. Non c'è perché con il mio sudore mi sto ristorando la vita. Tra 2 minuti ti viene un collasso. Ecco. Pensate quando dovrò fare comportamenti strani in mezzo alla gente, cosa succede?
sì, quello aspettiamo un po'. Quello però bisogna arrivare oltre i 1000. Va bene. Non c'è problema. Perché voi non lo sapete, ma è grazie a questo essere qua che abbiamo raggiunto i 200. Io sono tu ci volevi tanto bene. Grazie alla diffusione dei nostri video, alla condivisione. Responsabili delle pubbliche relazioni. Oh, ma guarda, lui diventerà il nostro socio. Vi suggeriamo adesso un modo di come rovinare la bellezza di questa piazza. Passeggiando per il centro abbiamo incontrato altri due della ciurma. Vai, presentati, chi sei? Io sono l'uomo nero. Tu sei una bestia. Io sono una bestia, sono un mobile. No, vabbè, mi posso chiamare Mauri. Se ti fai chiamare Mauri, in realtà ti chiami Giacomo. Maurizio. Poi c'è un altro che l'avete già visto nel vlog della Notte Rosa. Sto qua con le cuffie che fa finta di niente. Caliendo? Guarda, non sente. Ciao Caliendo. Ciao bella. Mauri, qualche commento? Ma io direi di aver caldo, mentre l'altro lì davanti a freddissimo invece, certo. Perché sennò si sarebbe messo più male, però sta crollando. Se fa freddo, vedi? Sì, freddo. Fa freddo. Io sono in maniche corte insieme a te. Non si vede perché te quasi stai quasi una cioccolata. Io sto sudando e mi vergogno. Avrò perso 3 litri d'acqua. Però ora si recupera con un bel gelatino tattico, mentre Luca si beve una bella tazza di tè caldo. Un panino Mac. Un panino Mac. Un panino, un po' di kebab. Come ho mangiato ieri verso l'una e poi ho mangiato 4 panini e poi sono andato subito a letto. Con dettagli. Poi io direi di andare a prenderci una cioccolatina calda. No, come... per Luca. Sì, per Luca una cioccolata calda. Luca, una bella cioccolata calda. Ti avanza? Col piumino? Hai visto? Andiamo noi due. Ma vedete i rigoni di sudore che ho? Vabbè, sta iniziando a fare effetto. Effetti del caldo su di Luca. Ci sono sulla giacca delle zone più scure e delle zone più chiare, come potete vedere qua. Dove le zone più scure sono la schifezza, la putridine. Sono la putridine di Luca. Le zone chiare, ovviamente, la giacca nel suo colore naturale. E poi che colore naturale? Fai vedere cos'è questa piazza. Questa è piazza San Prospero. Bene, adesso vi mostriamo il modo dove, come rovinarla. Vi mostriamo il modo come rovinarla. Ovviamente come di tradizione. Oh, ma qua davanti ci sono gli altri tre. Quanto ci avete messo? Dovuto. Avete? No, mi sono stato deriso da tutti praticamente. Ebbene, mi fa piacere, almeno ti fai notare. Dai Luca, tieni duro, fra mezz'ora è finito tutto. Mi sono passato un'ora e mezza. Sì, io non ce la faccio più neanch'io. Non ce la faccio più neanch'io che sono in maniche corte. Figuriamoci Luca che no, è così. No, allora, a parte che non è stato gusto. Perché oggi doveva essere un esperimento. Luca, i capelli mi hanno lasciato. Vabbè, doveva essere un esperimento sociale. Doveva essere un vlog, sì. E poi anche uno speciale 50 iscritti. È una specie di... Vabbè, l'abbiamo già detto all'inizio video. Non è stato gustoso perché non mi ha detto niente nessuno. Cioè, quella è stata una roba... C'è gente che ti guarda malissimo. Ma non me ne frega, cioè... cioccolata calda perché c'è un freddo della moglie. Poi ovviamente aggiungiamo una bella tisanina. Sì, un tè caldo. Un tè caldo. Con grande contentezza per me che adesso torniamo a casa. E per Luca la sfida è... A casa dopo non ce l'abbiamo. Dobbiamo farvi vedere i risultati di quello che mi avete fatto. Dopo vi facciamo vedere. Quindi non è nostra casa adesso. Sì, il ma video, Luca lo sai che non ti si vedrà mai perché c'hai la maglia bianca. Io che ho la maglia. Guardate, sono un'anticipazione. Beh, no, però non si vede perché c'è il sole. Sfida terminata, Luca facci vedere l'orario, altrimenti nessuno ci crede. Sono le 5 meno 5, sperando che il sudore non mi abbia fatto... Sono le 5 meno 5, abbiamo iniziato. Alle 3. Alle 3 e mezza. 3 e mezza. Sì. Vabbè, comunque... ragazzi, non potete immaginare quanto si stia male. Cioè ho sofferto un botto. Adesso... Sarò il campione che verrà esaminato dagli scienziati, che dimostreranno quanto si possa resistere con un piumino a 33 gradi. Vabbè, adesso Luca è ora si tolga il giacchino. Diciamo che... Mamma mia, sono lievemente sudato. C'ha la maglia praticamente attaccata, il braccio completamente umido, completamente bagnato. Che portavo lo zaino. Questa è la mia schiena. Sì, sì.
Sembra una faccia. E se alzo le braccia, potete vedere le mie ascelle. Ecco, questo è un odore che non vi consiglierei mai e di questo, sentire, però. Esattamente, è un odore di aglio, cipolla e tutta roba messa insieme. Il peperoncino non... Quindi ragazzi, anche questo video finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un bel like, non dimenticate di condividere, commentare, iscrivervi al canale. Alla fine del video salutiamo un iscritto a caso, vediamo un po'. Sì, Dario Bedin, e se ci stai guardando naturalmente sai naturalmente che siamo dei pirla. Mi raccomando, non perdete anche voi l'occasione di iscrivervi e commentare i video, perché potreste essere salutati nel prossimo. In tal caso vi dico di... Ecco. Vabbè, capito. Dice che ha mal di gola, poi dopo però la cretinaggine è mal di testa, però non c'è... Dovrei essere più rimbambito io di lui che lui me. Ciao signori, rimanete connessi per i prossimi video.